velocemente al discorso degli eco point e delle stoviglie compostabili per ricordare, come vi ho detto prima, che abbiamo fatto queste tre giornate, tre più una giornate serate di corso di compostaggio domestico. Sul sito del comune si trova anche la locandina che abbiamo utilizzato, sempre all'interno della campagna Basta Poco, e una piccola descrizione di come si sono sviluppati queste giornate. Questo pacchetto di insegnamento, insomma, di fare compostaggio, però ha la parte più rilevante, quella che arriverà nel prossimo autunno nelle scuole, perché abbiamo scelto di fare queste tre serate per gli adulti adesso, ma poi tra settembre e ottobre, speriamo, ci sarà un pacchetto sostanzioso di insegnamento nelle scuole, tra i nostri bambini, per cui noi, insomma, proseguiamo nel discorso che attraverso anche la voce dei bambini possa arrivare ancora più forte il messaggio agli adulti. La cosa che ci tenevo di questo corso, per tanti non hanno, appunto, non è stato molto partecipato, ma l'abbiamo già detto più volte, a noi non importa, noi continueremo a mandare i nostri messaggi e vediamo se prima o poi riusciamo a cambiare anche la sensibilità delle persone. Però è importante sapere che il fatto di fare questo compostaggio domestico è molto importante, perché ci consente, in questo caso è evidente, un risparmio economico, cioè il trasporto dell'umido ai centri di compostaggio, che adesso attualmente il più importante è Montello, Bergamo. Noi siamo ancora abbastanza vicini, però siccome è un centro proprio anche di riferimento per tutta la Lombardia, sono tanti gli automezzi che vanno fino a Montello. Comunque noi facciamo la nostra parte. Questi costi di trasporto che portano anche inquinamento, eccetera, riducendo a monte, quindi il messaggio è sempre quello, no? Vale per tutto, a maggior ragione sul compostaggio, riduciamo la produzione dei nostri rifiuti. Se è vero che quando andiamo al supermercato ci prendiamo anche gli imballaggi e quello diventa un rifiuto, vabbè, possiamo evitare il più possibile andare magari su prodotti alla spina che qualcuno sta arrivando, ma nel caso dell'umido è la cosa anche più grossa, più eclatante. Il 30% circa della produzione in peso dei nostri rifiuti, stiamo parlando a livello nazionale, poi cambiano un po' le percentuali tra nord e sud a seconda delle abitudini alimentari o comunque di spesa delle persone, il 30% è costituito dall'umido. Allora, a noi, ho guardato, insomma, quello che diamo a CEM per il costo del servizio di raccolta dell'umido e di trasporto a smaltimento, insomma, questi impianti di compostaggio, è pari a 230.000 euro l'anno, che non è poco, ok? Non è proprio poco. Come facciamo a ridurre questo costo? Qui interviene il fatto che chi ha un cortile, chi ha uno spazio verde in casa, si mette la sua compostiera, evita di conferire l'umido e ha in cambio questo terriccio, il famoso humus, che è molto ricco di sostanze nutritive, che serve per l'orto, per i fiori, per tante cose, quindi viene assolutamente riciclato. E come ci ha insegnato anche nel corso, ma come poi si trova oramai dappertutto su internet, un attento conferimento dell'umido, sostanzialmente non conferire la carne o formaggio, ma soprattutto avanzi di verdura e frutta, non comporta assolutamente odori, che poi è quella cosa che dà più fastidio di solito, comunque è la prima domanda che si fa: ma io se metto nel compost si sentono gli odori? No, cioè se ci sono questi tipi di prodotti assolutamente non c'è nessun tipo di odore, poi l'ho provato anch'io,
su di me, per cui posso verificare. Allora, la cosa che intanto provo a lanciare il video che per adesso lo lasciamo senza audio. Quello che abbiamo fatto sabato, nell'ultima giornata, abbiamo fatto il video di questo incontro dove c'è stato un po' un riassunto dei corsi fatti nelle frazioni e poi c'è stato un momento anche pratico nel giardino Parco Trotti di vedere come si costruisce la compostiera e come si utilizza. L'idea nostra qui è, perché ognuno, anche qui discorso economico, come fare a incentivare nelle persone l'utilizzo della compostiera. Abbiamo pensato non tanto a riduzioni sulla tari, perché poi diventa complicato anche capire chi effettivamente lo fa o meno. No, noi diamo, per chi vuole, non necessariamente abbia seguito il corso, ma per chi vuole cimentarsi, vuole provare di persona, si presenta all'ufficio ecologia, chiede di avere in comodato d'uso una compostiera e noi la diamo più che volentieri. Abbiamo fatto l'accordo con CEM, quindi le diamo il comodato d'uso, magari stabiliamo anche alcuni momenti durante l'anno in cui veniamo a vedere, non tanto per controllare l'utilizzo della compostiera, ma per capire se ci sono delle criticità nell'utilizzo e nella produzione di questo compost, quindi diventa un discorso collaborativo, costruttivo, tutti insieme. E abbiamo pensato, insomma, la compostiera, se si va nei centri commerciali, costa insomma tra le 90 e le 120 euro, secondo poi delle compostiere, quelle da giardino, non si parla di chissà che cosa. E abbiamo pensato insomma di agevolare o stimolare questa pratica attraverso questo tipo di servizio, quindi ci sarà un modulo da consegnare. E quindi qua a un certo punto del video, che abbiamo filmato, che dura 45 minuti, vediamo, c'è anche, che ho visto oggi, il montaggio della compostiera. Intanto col terreno, per cui nell'orto, nel giardino, quello che vede. Però, voglio dire, nulla di complicato. Quanto è durato il montaggio? Qui, insomma. Però avete lasciato da solo a montare. Sì, bene, non è che uno invita 20 persone. Allora, i composter ce ne sono di ogni genere sopra. Ho beccato un unico di frutto. No, è stato complicato perché erano appena lontano tanto qui. Quando abbiamo chiesto di far vedere che si estraeva dal basso il sito della ditta che lo fabbrica, così a memoria, spese di spedizione compreso, perché se non lo compra sul sito poi te lo devono spedire a casa e non lo fanno gratis, costa 120 euro IVA compresa. Più o meno di questa misura, circa 400 litri, si trovano secondo me nei centri commerciali, dai giardinieri, fra gli 80 e i 90 euro IVA compreso, perché chiaramente per lo dovete portare a casa voi, non c'è nessun rispetto. Ce ne sono ogni tanto quando fanno il 3x2, promozioni, svendita, di solito in autunno, prima che tolgano tutte le robe in giardino, magari avete la fortuna di trovare anche sugli 70 euro IVA. Allora, vediamo di là dei prezzi. Sì, perché poi interrompevano con le domande, per cui non ha potuto concentrarsi solo sul montaggio. Questo è un tipo di compostiera, non so quello che ci darà CEM, però sono più o meno simili. Le compostiere sono tutte in plastica riciclata, quindi, però sono in plastica, ovviamente, per essere anche leggere, maneggevoli, durano, stanno all'aperto anche diversi anni, non c'è problema. E quindi siete invitati anche qui a fare passaparola e a dare questa notizia per chi vuole cimentarsi, che siamo a disposizione per questo modello. No, ci sono dei modelli che di solito